Allora, amici di TV Violar, siamo qui sugli Eccoci qua. spalti del centrale ad ammirare il grande tennis del Del nostro mio pupillo, pupillo. del puledro di Fabio, che insomma ci dicevi poco fa fuori dalla diretta che comunque tu, tra lui e Kelvin, chiaramente punti di più su lui dal punto di vista agonistico per il futuro del Violar, giusto? Assolutamente sì, come ti ho detto anche prima, anche che immagini tra un 3-4 anni, quando Kelvin sarà già un giocatore buono, formato, insomma, probabilmente un ottimo seconda categoria, poi chissà, non si presenti un signor Aniene con 10-15 mila euro in mano e ce lo porta via, mentre, come Certo. dicevo prima, Andrea Pio, di che cazzo se lo prende? Quindi Però penso che ecco lui qua. starà con noi per tanti e tanti anni ancora. Allora, Ma attenzione, attenzione. io non capisco. Questa è una risposta aggressiva, però dovresti cercare di prendere anche meglio dove vanno i suoi colpi. E poi, Forse ripeto, lo devo inquadrare da dietro, però no, io volevo inquadrare no, proprio. no, no, proprio le gestualità. Ma che cosa? Attenzione. Questo è un rovescio Io winback nel vincente. rovescio. Ragazzi, ha tirato un rovescio vincente in questo momento. Secondo me questo non è un colpo di Però tennis. scusami, la cosa più bella del rovescio è il braccio sinistro, secondo Sì, me. perché gli hanno detto, il maestro gli avrà detto, guarda, l'arto non dominante deve appunto andare indietro, no, a bilanciare la spinta della racchetta in modo, no, tutte queste minchiate che ci dicono. E lui però ha un po' interpretato Così in così a maniera sé questa soggettiva. soggettiva, Però bravo. diciamo che io trovo molto bello il gesto del braccio sinistro sul rovescio. Sì. Sì, trovo Si che vede abbia che una di sua lavoro fai, che cosa altra fai di cosa. lavoro? Faccio un'altra cosa. Cioè, a parte condurre di pubblica al 2000, fai un altro lavoro, boh. No, no, beh, questa è la mia Attenzione, attività principale. Ah, quindi principale. Ecco. smorzatina. Diciamo, è un giocatore. E poi aspetta, la sente in maniera proprio, cioè, mi viene da dire quasi alla Fabio Bini, perché, Sì, cioè, sì, sì. la sente tantissimo la palla. Una grande sensibilità di tocco. Solo che, ecco, ripeto, non so, forse era uno che non marinava la scuola tennis, quando, ti devo dire, cioè, questo deve, no? Attenzione. Guardate il braccio sinistro. Ah, non l'ho inquadrato. Bravo qui, che ha già dato una palla molto dubbia, incoraggiata per buono. E poi lì, smorzatina, attacca. Dritto, si muove. Ah! Diciamo che, insomma, ecco Dai, qua. dai, Ma dai, insomma. Diciamo che è un giocatore poi, come efficace, dai. diciamo, ma come cazzo cammina? Vogliamo dire che è un giocatore efficace. Se, ripeto, comunque con Svans, È negli scontri 2-0, diretti siamo 2-0, per cioè, nel cui. senso, quindi. E poi ormai sponsor un giocatore fa paura a tanti, no? Sponsor, sì, devo dire Ai suoi genitori, alla sua fidanzata, che. A chi incontra per strada. agli amici stretti che sanno che pessime abitudini che ha. Ma attenzione, spostamento laterale. Cazzo, questo braccio sinistro sul rovescio è Ma poi fantastico. si apre. Questa palla è buona e poi va a rete in controtempo. Bravo Franco qui. Bravo Franco qui, passante di rovescio diagonale. Peccato che non Comunque, ha siamo dovuto fare riusciti. un grande colpo per poter portarlo a Esatto. casa il Ma punto. Boris, ci vogliamo spostare un attimo sul campo Sì, numero dai, 5, dai. che c'è Andiamo sul campo 5 un. che Prego. c'è un altro. C'è un altro Mentre nostro amico. se c'è un altro nostro amico. Mentre invece sul campo 2 abbiamo un Pacioni Conte che comunque anche lì grande tennis. Beh, il fisico, la prestanza atletica contro il talento, il braccio, che cazzo altro dire? Basta, Pacioni è finito. Talento, braccio, punto. Però, dall'altra parte, il generoso Conte, un grande corridore, un grande lottatore in campo, un po' povero di tennis. Infatti stiamo cercando col figlio di fare un lavoro un po' più certosino, ma attenzione. Eccoci qua sul campo Uno degli 5. antagonisti peggiori di Svans. Sì. Che Attenzione, attenzione. c'è stato un match al Rodeo C, no? Ah, questo è il famoso Esatto, revenge porn. Sì, esatto. Sei in esattamente. diretta via satellite su TV Vialar, per cui noi siamo venuti qui per testimoniare I tuoi continui allenamenti per i valere tuoi grandi sconsigli. progressi Sì, una tecnici. volta ogni 2 settimane praticamente è agonismo, no? I tuoi grandi progressi tecnici, sappiamo che tu sei c'hai solo sponsilli nel mirino ormai, no? Sì, è il mio avversario da battere, diciamo che è un po' anche la mia bestia nera perché ci ho perso al torneo, però mi sto allenando proprio, l'ho studiato Sì, anche, ho dei infatti, nastri, infatti. e Quali vuoi legarlo? lo sto studiando per Vabbè, ma batterlo. Sponsor è un giocatore che insomma per molti è diciamo un punto di riferimento. Ma attenzione, Attenzione. vediamo i duri allenamenti di De Santis che sta. Attenzione, la prima di Cabaggio che non va. Secondo. Cabbage si chiama questo? Esatto. Doppio fallo di Cabba, no, Doppio net, fatto. net, 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 net. net, net. Cabbage
Senti, ma il berretto di De Santis alla Berrettini Sinner ormai fa scuola, no? Sì, parliamo quasi di illegalità, secondo me. Quindi attenzione, Cabace, tanto più Puido De Fiore. Decisamente. Attenzione. Allora, scende a rete, out. Bravi. Però bello un bello scambio. Comunque, in questo caso notiamo come la racchetta va da dietro in avanti, come dovrebbe essere. Colpi normali, attenzione. Posizione in attesa da discuterne, vediamo, passo dentro, timido passo dentro sulla seconda della avversario, ecco. Cabace, seconda profonda, spinge di dritto, un net ingeneroso. Un net alla cannata, sì. Cannata ne ha preso in quantità industriale di questi. 15 fatti. Attenzione, il body language perfetto di De Santis, sì, un giocatore non che sembra veramente percepire alcuna tensione. Emozione. Sì. È molto... Cabace continua a forzare questa prima senza... Però continua a prendere il net. Esattamente. Forse... Quarto c'era Bambolina, dice De Santis. Un buon servizio fuori. Seconda, passo dentro, molto più aggressivo questo. Ci aspettiamo una risposta aggressiva, esatto. Martella su rovescio. È grande. Diciamo che De Santis qui sta mostrando grandi progressi tecnici. Dice che rispetto a Sponsili è uno che studia il suo avversario in maniera meticolosa. Sì. Ha una certa sagacia tattica. Ritrova il suo punto debole per trarne vantaggio martellando Cabage. Come dovrebbe essere, cioè il tennista deve capire chi si trova di fronte. Altra prima di Cabage sotto al quarto quadratino, seconda palla, perfetto, e si gioca a tennis. Dritto e Cabace profondissimo e subito frullone sul rovescio, out. Peccato. Comunque è un match tosto questo. Match sul Bachetti, dopo il match, il derby della Serenità, va in scena comunque la prima di Cabace, però incisiva. Servizio dritto, grande, bravo, back di recupero molto profondo. Cabace spinge, adesso andiamo a cercare il rovescio. Comunque ragazzi, giocano. Ragazzi, altro che, un patto un po' dietro su questo dritto, però insomma, devo dire niente male il dritto... ginocchio, cazzo. Bravi. Niente male il dritto di Cabace, però dobbiamo dire. Cabace, possiamo puntare anche su di lui, oltre che su Fiore? No, Cabace no. Cabace, come dire, un'ottima mina vagante, si sta crescendo, ce l'ha presentato Starnoni, ma insomma ad ora non mi concentrerei più su Fiore, su Svans. Peraltro Fiore, mentre tu parlavi, ha messo... Cosa fa? Ha fatto una Veronica veramente notevole. No, notevole. A rete, tanta roba. Sì, porca miseria. Va bene, amici di TV Vialar, devo dire, grandissimo tennis. Campo, guarda, solo match di grande livello. E sul centrale, chi c'è? Sul sintetico, abbiamo Fazio Embriaco. Attenzione, Fazio Embriaco sul sintetico. Non ho sentito neanche un urlo. Potrebbe essere l'occasione di scendere sul sintetico. No, niente. Diciamo, anche che secondo me il Fazio sta vincendo facile. A mani basse. Non dice, sento urlare Embriaco come una scrofa. No, è vero. Non mi sembra il caso neanche di dedicare un minuto alla nostra rubrica. No, è vero. Va bene, amici di TV Vialar, abbiamo fatto una panoramica abbastanza... Di quello che vivo ogni giorno, veramente. Beh, di una triste vita. No, ragazzi, la domenica è un grande giorno a Vialar. Di più a sostenere il tutto, a diffondere il Covid. Vi invitiamo, anche non doveste giocare, a venire al Vialar la domenica pomeriggio, a tenere compagnia al maestro Fabio, come faccio io, che sennò poverino muore dei pizzichi, perché ormai poi col coprifuoco alle 22 manco può più dedicarsi alla sua attività preferita, che insomma vi lasciamo intendere. La palestra, esatto. Le palestre sono chiuse, per cui il maestro Fabio alle 22 deve stare a casa. Per cui se non gli veniamo a tenere compagnia noi, sai, fa presto a immauriziarsi pure lui. Mi raccomando, non lasciatemi solo. Dai, veramente, amici. 45833, un sms per dura un euro al maestro Fabio. Va bene. Amici di Vuvialar, per il momento ancora, buona serata a tutti. Aspetta, su Conte, scusami, su Fiore. Eccolo. Serve in volley? Stecca. Questo è il punto di solferino, però abbiamo assistito in diretta a un serve in volley di Andrea Fiore. Facciamo in diretta quest'ultimo scambio e poi lasciamo la linea. Poi se mi fai un attimo il faro a LED nuovo, sì. Devolvete al Devialar IBAN IT 35F18, che sarebbe il mio. Voi non preoccupatevi, che poi i LED li metto. Voi intanto versate lì.
out. Dov'è il LED che dobbiamo inquadrare? No, sto scherzando, comunque sono quei due più quello. Attenzione, è grande rinnovamento al degli alari. Mamma mia, ragazzi, guardate che luce, guardate la differenza fra il LED e il vecchio lampione giallo. Però, va bene. È mandate un SMS. Un saluto luminoso dal Vialar con bonifico. Un SMS al 45833 per il maestro Fabio. Ciao a tutti.